Un nuovissimo video. Oggi commenteremo il risultato di ieri sera: Juventus 3, Cesena 0. Doppietta di Arturo Vidal e un gran gol del treno svizzero Stefan Lichtsteiner. Grande! E non era neanche al 100% il nostro Arturo. Ci va la doppietta. E se questo mostro sacro è al 100%, che cazzo combina il nostro Vidal? Grande dirigenza che l'ha tenuto fortemente, ha rinunciato credo a 60 milioni di euro e ancora per quest'anno Vidal è con noi, il nostro Arturo Vidal. Comunque, commentiamo la partita di ieri al solito, nel primo tempo un po' la Juventus sì, ha giocato bene, però diciamo non è stata proprio brillante, brillante questa Juventus, non so perché la Juve di Allegri nel primo tempo un po' stanta a decollare, poi nel secondo tempo decolla, massacra gli avversari. Comunque il primo tempo è stato, dai, diciamo un 5-6 e mezzo gli potremmo dare voto alla Juventus, quando invece nel secondo gli possiamo dare un 9 perché ha giocato veramente stupendamente in difesa. Da quando è arrivato Allegri non so, può essere pure che mi sto sbagliando, ma vedo che stiamo subendo molto, molto, ma molto di meno dell'era di Conte. Perché se guarda le partite, 4 partite in campionato, contando pure quella di Champions, 5 partite, contandole, possiamo dire che ci sono arrivati in 5 partite una media di tutte e 5 partite messe insieme di 6 tiri in porta. E neanche molto difficoltosi. Io mi ricordo solo il colpo di testa di Onda. L'hai preparata col Chievo, mi sembra, su Poloschi, mi sembra, poi basta, anche che ci hanno messo in grande difficoltà nessuna squadra. E ora non possiamo dire che la Juve gioca con le scarse, vince con le scarse, perché da ieri che mi arrivano commenti, ma bene, avete vinto col Cesena, avete vinto col Malmö, avete vinto col Chievo, tifosi della Roma. Allora, cari tifosi della Roma, noi vinciamo con le squadre, come dite voi, scarse. Ma ieri se non ci stava quel calcio di punizione che facevate col Parma? Eh? Che cazzo facevate col Parma? Se quel frocio di Felipe entrava meglio, la punizione non c'era e voi non vincevate a Parma. Poi mi ricordo un certo autogol con l'Empoli. Allora, con l'Empoli, squadra media, squadra scarsa, squadra sicuramente andata in B, l'Empoli, e avete vinto grazie a un autogol. Noi vinciamo, massacriamo gli avversari, li spremiamo, li distruggiamo, si è visto ieri, 3-0. Tra di più, diciamo, nel secondo tempo ha distrutto l'avversario. Perciò non parlate, ragazzi, non parlate della Juve. Perché poi mi scade rosicato, rosicato, ma rosicato di che cazzo dobbiamo rosicare? Quest'anno dicono tutti che sia l'anno della Roma per vincere il suo scudetto, e se lo vincete, ragazzi, auguri per voi, l'avete vinto. Quanti cazzo ne avete in bacheca? 3? 3, 4, quanti cazzo ne avete in bacheca? 3? Ce ne abbiamo ben 32. Ben 32, comunque. Non parliamo più della Roma, che mi sto schifando, mi sto sentendo male. Una cosa ieri ho... Ma il Napoli quanto sta dalla Juventus? Quanti cazzo punti è il Napoli? Mi sembra 4. 4-5 punti il Napoli. Quest'anno anche era l'anno del Napoli. Ma mi sembra che sia l'anno che scende in Serie B il Napoli. Goto come un matto vedere il Napoli in quelle condizioni. Goto. Comunque ieri, appena ho visto il Giovinco titolare, diciamo, sono stato il primo a essere un po' incazzato, perché questo ragazzo a me come persona mi sta simpatico, che è simpatico, un ragazzo che si è preso l'aria, che ride, poverino, dall'anima in campo. A me sinceramente non mi piace, non mi piacerà mai, perché non lo vedo a Juventus. Però ieri posso dire che ha giocato, mi ha smentito, ha giocato una bellissima partita, ha giocato una partita perfetta, posso dire la verità, mi è piaciuto come ha giocato.
Perciò mi voglio scusare con i fan di Giovinco che lo hanno difeso, hanno fatto bene a difenderlo perché ha giocato una buona partita, preso anche un palo. Dai, ci voleva quel gol per il ragazzo, ci voleva quel gol, se segnava era meglio. Poi un'altra cosa, mi stanno scassando la minchia per il rigore, dato alla Juventus. Anche se diciamo non c'era quel calcio di rigore non dato, diciamo, anche se non c'è il secondo rigore, perché diciamo io sono obiettivo, prima un po' l'ha toccata col piede e poi gli è arrivato sul braccio, poteva essere anche non dato, questo calcio poteva anche essere non dato, ma il primo rigore c'era, il primo rigore era netto, io lo guardo su Spot Italia, Sole dello Sport, su tutti i canali, il primo rigore è nettissimo. Okay. Neanche se giocano a Milia Shiro ha fatto quella schiacciata. Cioè, il primo rigore c'era nettissimo della Juventus. Cioè non vi attaccate al cazzo. Se non fischiava, se fischiava quello, non fischiava quello. Uno dei due lo doveva fischiare, l'ha fischiato. Cioè non sparate cazzate, ma sparate minchiate basse. Il rigore concesso, se non c'era. Ok, ma c'era il primo che non ci hanno dato, perciò basta. Il rigore c'è stato ed era giusto fischiarlo, perché c'è stato annullato un rigore netto, netto, non dato alla Juventus. Comunque, Vidal batte Pio, le ali quasi barate. Beh, si vede che le ali è scuola Juventus, è un buon portiere, lo stava beccando, poi ha raddoppiato sempre il nostro Arturone e gran gol di Stefano Lichtsteiner. Quanto lo possa amare sto giocatore, speriamo che anche con lui il rinnovo nel contratto, perché diciamo la verità, Lichtsteiner è un giocatore con le palle, tanto così, cioè, merita la conferma, mi piace come giocatore, guarda, a gennaio si deve un po' fare qualcosina, ma pochissimo, perché vedo una Juventus perfetta in difesa, perfetta a centrocampo, e che certe volte sbagliamo molto molto su davanti alla porta, molto non mettiamo, intanto possiamo fare pure 200 gol proventi con la partita, ma ne facciamo solo due. Qua la Juve deve un po' migliorare sottoporta, deve migliorare un po' sottoporta, per il resto mi sta piacendo la Juve. Ora abbiamo due partite difficili, difficilissime, prima sabato a Bergamo con l'Atalanta, sarà dura. E poi la partita di Champions con l'Atletico, quella sì che è durissima. Quelle, queste due partite ci faranno vedere quanto sia forte questa Juventus. Quanto sia forte, speriamo di fare bene, di vincerle. Anche se a me questo modulo di. Sì, che sta giocando con il modulo di Conte, in Champions gioco con il modulo di Conte. Spero che con l'Atletico Madrid non faccia il cazzone Allegri e mette 3-5-2. Perché quelli ce la mettono nel culo, quelli non sono il Malmo, quelli ce la mettono nel culo l'Atletico. Speriamo che cambi modulo, magari basta 4-3-3, che ne so, basta che non faccia 3-5-2 perché quelli ce la mettono nel culo se giocano quel modulo. Magari possiamo usarlo con l'Atalanta e con qualche squadra mediocre in Serie A quel modulo. Ma in Champions cambio Allegri, in Champions cambio quel cazzo di modulo perché la prendiamo nel culo. Veramente. Ci spero. Che cambiate modulo. Comunque io non sono montato, non sono obiettista, ma dico che in queste partite fra Bergamo e Atletico possiamo fare o 4 punti o 6 punti. Me lo scommetto, io dico che con l'Atletico la Juve non perde. Non perde, la vedo molto più grintosa, più serena. Forse con l'arrivo di Allegri la Juve è un po' giorno più sereni, più calmi. Perché Conte si sa, mister Conte è un grande allenatore, però pure se sbagliavano un minimo passaggio, quello subito li insultava, li faceva. Invece con Allegri un po' di gioco si può fare migliore, giocano più calmi, più rilassati, senza avere la paura di essere insultati, la pressione che dava Conte. Perciò possiamo fare benissimamente sia in Champions che lo scudetto, anche se la Roma, avendo sempre culo,
segna a fine gara e con autogol avendo culo ci stanno sempre attaccati. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto un pollicione in su, se non vi è piaciuto un pollicione in giù, commentate, se volete condividete ai vostri amici questo video, se mi conoscono, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi anche alla mia pagina di Facebook, Johnny Corpo Pazzo Juventino, e sempre solo, forza Juventus! Bacio ragazzi, siamo amici.